Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vi porto in maniera un po' più approfondita il discorso delle classi, o meglio dette vocazioni, di Dragon's Dogma 2. Prima di poter iniziare, ragazzi, vi voglio ringraziare tutti quanti voi, perché il video scorso uscito martedì riguardo le domande e le risposte di Dragon's Dogma 2 ha avuto un successo veramente notevole. E a questo proposito voglio rispondere a un'ultima domanda che mi è stata posta nei commenti proprio su quel video, a proposito della difficoltà del gioco. Capcom è stata abbastanza vaga con questa informazione, ha detto semplicemente che in teoria la difficoltà del gioco dovrebbe adattarsi a seconda delle abilità del giocatore, quindi è una cosa ancora da vedere bene bene. Comunque, procediamo con il video. Nella serie di Dragon's Dogma le classi RPG tradizionali sono chiamate vocazioni. Si dividono in tre categorie: la classe di partenza, quella avanzata e quella ibrida. Gli sviluppatori di Dragon's Dogma 2 hanno confermato 10 vocazioni disponibili, tuttavia alcune vocazioni del primo gioco non sono incluse, mentre debutteranno vocazioni ibride completamente nuove, chiamate Trickster e Warfarer. La vocazione che selezionerete per le pedine determinerà le loro armi e le abilità a loro disposizione. Inoltre determinerà anche il modo in cui le loro statistiche miglioreranno ad ogni aumento di livello. Come a Risen potrete scegliere tra tutte le vocazioni disponibili, mentre le pedine avranno una selezione ovviamente più limitata. La personalizzazione offerta dall'editor recentemente introdotto è molto dettagliata. Tuttavia è essenziale fare una scelta ponderata riguardo la vostra vocazione iniziale, poiché non sarà possibile cambiarla liberamente fino a un determinato punto nel corso del gioco. Pertanto, in questo video esploreremo tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sulle vocazioni con cui iniziare. Ricordatevi che all'inizio avrete accesso solo a poche abilità, sbloccandone di nuove man mano che progredirete nel gioco. Molte di esse verranno ottenute completando missioni, aumentando la vostra reputazione con i maestri delle diverse vocazioni, che tra parentesi avevamo già visto nel secondo video che feci, i quali quindi vi insegneranno nuove abilità o addirittura vocazioni più avanzate e ibride. Nel primo capitolo di Dragon's Dogma 2 avrete l'onore di selezionare quindi tra 4 vocazioni iniziali: il combattente, il mago, il ladro e l'arciere. Iniziamo la nostra esplorazione con la vocazione del combattente, che avevo già accennato nel video dell'altro giorno, che tra parentesi avevo chiamato guerriero. Non è del tutto sbagliato, però come vedrete più avanti nel video c'è differenza tra combattente e guerriero. Il combattente quindi è la classe iniziale standard, brandisce una spada, una mano e uno scudo. Questa vocazione si presta alla difesa piuttosto che infliggere danni ingenti, rendendo lo stile di gioco più simile a quello di un tank di prima linea. Non solo difendono se stessi, ma anche i loro alleati, mettendosi nel vivo della battaglia e attirando l'attacco nemico. Man mano che il combattente sale di livello, può migliorare le abilità dello scudo, offrendo sia a voi che ai vostri alleati una maggior protezione. Inoltre, in base a ciò che era disponibile già nel primo gioco, è probabile che ci siano anche abilità che scherniscono i nemici. Altre abilità disponibili potrebbero migliorare le vostre abilità per infliggere danno, trasformando un combattente di alto livello in una forza formidabile sul campo di battaglia. E quindi, ragazzi, potete capire che se la vostra predilezione è il combattimento corpo a corpo, o più semplicemente, come avevo già detto nel video scorso, se siete indecisi su quale vocazione scegliere, questa sicuramente è la classe Evergreen per antonomasia in tutti i giochi di ruolo. Ma ora passiamo alla classe a distanza, che può esercitare la magia in modo offensivo. E ovviamente stiamo parlando del mago, che può infliggere non solo danno, ma può fornire anche supporto all'intero gruppo. Nel primo Dragon's Dogma, solo le vocazioni che usavano un bastone avevano accesso a un singolo incantesimo di guarigione. Questo ha reso i maghi un'aggiunta incredibilmente preziosa a qualsiasi gruppo e come vocazione iniziale disponibile anche per le pedine. Resta da vedere se il sequel imporrà una limitazione simile che rende i maghi ugualmente desiderati, ma vabbè, staremo a vedere. Sebbene i maghi possono essere deboli contro i nemici in mischia, se riescono a mantenere le distanze, i loro incantesimi offensivi possono essere estremamente potenti. La flessibilità tra i ruoli di supporto e quelli di danno rende questa vocazione iniziale potenzialmente più complessa da padroneggiare. Infatti, ragazzi, il mago più probabilmente sarà una classe
indicata per coloro che il gioco già un po' lo masticano. Coloro che vengono dal primo Dragon's Dogma sicuramente avranno più familiarità con queste classi e quindi magari potranno optare per questa classe. Per tutti gli altri, se siete come sempre alla vostra prima run, il mio consiglio è non complicatevi la vita e selezionate magari la classe che più si confà per le vostre esigenze. Passiamo ora a una classe particolarmente interessante, ovvero il ladro. Questa vocazione si concentra principalmente sull'infliggere rapide raffiche di danni corpo a corpo ai nemici. I ladri non hanno le capacità difensive del combattente e dovranno stare attenti a non rimanere intrappolati in mezzo a un gruppo di nemici. Sfortunatamente nel gioco precedente mancavano anche gli attacchi ad area d'effetto, tuttavia eccellevano contro i boss o altri nemici solitari abbastanza ostici. Come ladri, la mobilità sarà l'elemento fondamentale e potrete colpire rapidamente molte volte piuttosto che infliggere un singolo colpo potente. I danni inflitti da un ladro per colpire in genere diminuiscono ad ogni colpo successivo, ma questo è bilanciato dall'enorme numero di volte in cui potrete farlo. Man mano che un ladro sale di livello, può migliorare non solo i suoi danni, ma anche la sua mobilità, consentendo loro di schivare agilmente gli attacchi e dando loro anche un tempo più facile per arrampicarsi su una grande creatura per infliggere colpi critici. In breve, ragazzi, è una classe sicuramente molto interessante che i giocatori di ruolo particolarmente scafati prediligono per fare le cose più assurde, tipo, non so, anche rubare oggetti da NPC e nemici. Sì, è molto interessante da questo aspetto, però come sempre, se siete alle prime armi con Dragon's Dogma, il mio consiglio è sempre quello: optate per una classe facile da padroneggiare. Parliamo ora della vocazione dell'arciere. Come suggerisce il nome, questa è una classe in grado di infliggere danni fisici a distanza. Non hanno una grande difesa e sono quindi più agili. Sono in grado di muoversi rapidamente sul campo di battaglia per rimanere fuori dal raggio d'attacco e quindi posizionarsi meglio per colpire. Simili alla vocazione del ladro, gli arcieri in genere non infliggono colpi singoli e potenti, piuttosto si affidano alla loro rapidità e abilità per scoccare più frecce in sequenza. Man mano che farete salire di livello il vostro arciere, otterrete l'accesso ad abilità che vi consentono di scoccare frecce più rapidamente o persino di scoccare più frecce contemporaneamente. Altre abilità miglioreranno la vostra mobilità, permettendovi di disimpegnarvi e mettere un po' di distanza in più tra voi e qualsiasi nemico attaccante. Sicuramente, ragazzi, la vocazione dell'arciere può fare per voi se vi cimentate negli attacchi a distanza, se volete avere più controllo sul campo di battaglia in zone abbastanza sicure, però ricordatevi che qualora doveste effettuare delle azioni di esplorazione nel corso del gioco, l'arciere non è la classe più indicata da tenere in prima linea. Dovrete sempre stare nelle retrovie e quindi mandare le vostre pedine in avanscoperta, tenerle davanti come avanguardia affinché vi possano proteggere da eventuali pericoli. Ci sono due vocazioni avanzate conosciute in Dragon's Dogma 2, il guerriero e lo stregone. Potrete scegliere tra una qualsiasi di queste vocazioni per il vostro personaggio a Risen. Inoltre potrete anche assegnarli alle vostre pedine. In Dragon's Dogma 2 sbloccherete le vocazioni avanzate attraverso una particolare missione, piuttosto che raggiungendo un livello particolare. Non si sa esattamente quando nel gioco ciò accadrà, ma ad un certo punto sarete in grado di visitare una gilda vocazionale. Qui potrete raccogliere una missione per acquisire il tipo di arma necessario per una particolare vocazione, che può essere per esempio uno spadone o un martello per il guerriero, o una staffa, uno scettro grande, diciamo, per lo stregone. Infatti potrete accettare entrambe le missioni e tornare con ciascuna per sbloccare entrambe le vocazioni. Ma andiamo a vedere le peculiarità di queste altre vocazioni. Partiamo quindi dal guerriero. La vocazione del guerriero non ha bisogno dello scudo del combattente. Si affida unicamente alla sua armatura pesante e alla sua robusta costituzione per sostenerlo in combattimento. Anche se non sono tank affidabili appunto come i combattenti, i guerrieri compensano questo problema con un massiccio aumento dei danni. I guerrieri sono specializzati nel combattimento con armi a due mani, come appunto lo spadone e il martello da guerra. Possono caricare i loro attacchi sferrando potenti colpi singoli. Come guerrieri sarete in grado di fare salire di livello abilità uniche, che vi consentiranno di attaccare più nemici con un solo colpo della vostra arma.
Inoltre, nel gioco originale, i guerrieri potevano anche fornire il controllo della folla, il famoso crowd control, colpendo i nemici con colpi stordenti. Scegliere invece la vocazione dello stregone porterà le vostre abilità magiche a livello successivo. Gli stregoni sono specializzati in attacchi magici a distanza e usano entrambe le mani per incanalare la loro energia arcana attraverso grandi bastoni. Avranno accesso ad incantesimi in grado di infliggere danni ad aria, rendendoli complessivamente più potenti delle loro controparti magiche. Tuttavia, il costo di questo potere è che ci vuole più tempo per caricare e lanciare tali incantesimi. Come incantatori avrete ancora una difesa inferiore e sarete vulnerabili agli attacchi. Il posizionamento quindi sarà fondamentale. Essere colpiti durante l'incanalamento dell'incantesimo può interrompere il lancio e dovrete cercare la salvezza e ricominciare da capo. Ci sono anche quattro vocazioni ibride conosciute in Dragon's Dogma 2, che sono l'arciere magico, il lanciere mistico, l'ingannatore e il warfarer. Tutte e tre queste vocazioni sono disponibili solo per il vostro personaggio Arisen. Non potrete sceglierle quindi per nessuna delle pedine che vi seguono. Non ci sono ancora sufficienti informazioni per capire come si sbloccheranno queste vocazioni ibride. Nel gioco originale le vocazioni ibride diventavano disponibili per i giocatori al raggiungimento del livello 10. Tuttavia, dal momento che il sequel sta cambiando le vocazioni avanzate per richiedere il completamento di una missione, è probabile che anche il metodo per sbloccare le vocazioni ibride sia cambiato. Ma andiamo a vederle una per una partendo dal lanciere mistico. È una nuovissima vocazione ibrida per Dragon's Dogma 2, anche se assomiglia al cavaliere mistico del gioco originale. Questa vocazione è specializzata sia nel corpo a corpo che nella magia. Ciò significa che avrete la possibilità di attaccare a distanza ravvicinata e lunga. Nei panni di un lanciere mistico, combatterete e infliggerete danni fisici con la vostra arma specializzata, chiamata Duo Spear. Quest'arma è unica per questa vocazione, permettendovi di attaccare più nemici contemporaneamente con i punti mortali che coprono entrambe le estremità. Alcuni dei loro incantesimi magici promettono anche di dare loro abilità di crowd control. Nei panni di un lanciere mistico potrete anche paralizzare i vostri nemici o lanciare i corpi dei nemici sconfitti direttamente contro altri attaccanti. Passiamo ora all'arciere magico. L'arciere magico è una classe specializzata che combina abilmente il combattimento a distanza con la magia. Le abilità di questa classe si concentrano sull'utilizzo di frecce magiche e incantesimi per attaccare i nemici da lontano. Le frecce sono estremamente precise e sempre colpiscono il bersaglio desiderato. Inoltre è possibile personalizzare la natura elementale delle frecce per sfruttare le debolezze specifiche dei nemici. Questa classe è distintamente diversa dal lanciere mistico, poiché si concentra principalmente sull'attacco a distanza e sull'utilizzo di magia attraverso le frecce. Per farla breve, è una classe ibridata tra l'esperienza di combattimento di un mago e di un arciere. Passiamo quindi alla vocazione dell'ingannatore, o meglio, l'illusionista, io lo chiamo così. È una classe che mi piace particolarmente e l'avevamo già vista anche nei video precedenti. Comunque, che cosa fa l'ingannatore? È una classe, anzi una vocazione, che consente di evocare illusioni attraverso il fumo creato dalla loro arma unica, l'incensiere. Le illusioni create da un trickster possono far sì che gruppi di nemici comincino ad attaccarsi a vicenda, oppure possono essere usate come provocazioni per attirare il loro attacco. Inoltre potrete usare il fumo per creare cloni spettrali che possono attirare l'attenzione degli aggressori. C'è da considerare un'altra abilità che vi consente di creare false aree di terreno da scogliere o muri, attraverso cui potrete vedere ma i nemici no. Nel complesso, ragazzi, questa classe sembra fornirvi tutti gli strumenti per padroneggiare l'ambiente circostante e a mio avviso sembra più una classe utility a tutti gli effetti. Inoltre, come trickster, avrete anche la possibilità di aumentare temporaneamente la potenza delle vostre pedine, oltre i loro limiti normali. Anche se non conosciamo ancora ulteriori dettagli, è probabile che l'ingannatore abbia a disposizione anche altri buff specializzati da utilizzare. Sulla base di tutte queste informazioni finora, sembra ragionevole suggerire che l'ingannatore sarebbe un'ottima scelta se state cercando una classe che abbia più di un ruolo di supporto. Ma ora veniamo all'ultima vocazione, ovvero il Warfarer, detta anche dal sottoscritto la classe Tuttofare. Con questa classe, infatti, potrete scegliere di utilizzare qualsiasi combinazione di tre armi nel gioco. In buona sostanza, la scelta delle armi vi consente di passare da una vocazione all'altra.
Come Warfarer sarete in grado di scegliere le abilità da ciascuna delle armi o vocazioni che avrete scelto. Il Warfarer sembra essere una vocazione incredibilmente divertente e versatile. Vi permetterà di adattare il vostro stile di gioco in tempo reale mentre rispondete a diversi tipi di nemici, debolezze nemiche e addirittura ambienti. Tuttavia, poiché i Warfarer hanno accesso a così tante abilità, probabilmente non saranno in grado di livellare le abilità di una singola vocazione mirata. Quindi potrete fare un po' tutto, ma non eccellerete in niente. I giocatori che sceglieranno la vocazione del Warfarer dovranno essere abili con i tipi di armi scelte e in grado di analizzare rapidamente le situazioni di combattimento per sfruttare al meglio questa classe potenzialmente potente. Mi torna un po' alla mente la classe del discriminato di Dark Souls, anche se ovviamente non è come il Warfarer presentato in Dragon's Dogma 2, ma in questo caso questa dovrebbe essere la classe più difficile da adoperare nel gioco. Quindi mi raccomando ragazzi, questa tenetevela buona più avanti. Detto questo ragazzi, noi siamo giunti alla conclusione del video. Spero di essere stato esaustivo. Come sempre vi ricordo di mettere un like, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche. Noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.